Otto bottiglie Molotov sono state trovate all'interno del cantiere del Mose, davanti alla diga di porto di Malamocco, agli Alberoni. La scoperta, fatta venerdì mattina da parte di alcuni lavoratori delle ditte che lavorano nel cantiere, ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri. Del ritrovamento ora se ne sta occupando l'antiterrorismo. L'indagine è coordinata dal procuratore Adelchi d'Ippolito. La zona del ritrovamento è raggiungibile solo via acqua. Le bottiglie sono state lasciate di notte. Guardi, lavoriamo davvero a 360 gradi, non escludiamo nessuna ipotesi, stiamo lavorando in ogni direzione, davvero nessuna esclusa. È difficile dire con precisione che danni avrebbero potuto produrre, certamente dei danni importanti, erano delle bottiglie incendiarie, erano sotto questi grossi mezzi con molto combustibile. Proprio in giornata è iniziata la deposizione davanti ai giudici del Tribunale di Venezia di Pier Giorgio Baita. Il principale testimone d'accusa nell'inchiesta sullo scandalo Mose ha ribadito al pubblico ministero Stefano Ancillotto come Mazzacurati fosse il padrone del consorzio Venezia Nuova, asservendo allo stesso le varie aziende. Baita ha quindi confermato come per partecipare ai lavori bisognasse dare il 12% degli utili e restituire circa il 50% del denaro ottenuto dal consorzio in lavori. Tutti i fondi per creare nero che sarebbe servito a Mazzacurati per acquisire consenso sul fronte politico. Da qui i finanziamenti illeciti che hanno portato tra gli imputati molti politici. Sul fronte operativo, intanto, l'iter per la costruzione delle dighe mobili rischia di subire un altro pesante stop. Le società incaricate dei lavori, infatti, non sarebbero in regola rispetto alla legge sulle certificazioni obbligatorie antimafia. La prefettura avrebbe quindi avvisato i tre commissari che gestiscono il consorzio dell'impossibilità di proseguire con i cantieri.